Ciao Raff, grande! La prima oggi, mi dica. Eccoci. Sto cercando di impostare la luce RGB dietro di me, ma non l'ho fatto in tempo. Sistema dopo, dai. Allora, ragazzi, oggi dipingiamo quest'altra microscopica miniatura di Midara. Si chiama Nightingale Arsen. Sì. Ok. Vi faccio vedere al volo la reference. Allora, aspettate, faccio zoom out. Allora, la reference è questa. Quindi gonnellino blu, corsetto bianco, capelli verdi e viola. E poi le corna e la coda. Okay. Ciao Matti! No, no, non sono al buio, però ciao Karim. Però vedete quel mega baio là dietro? In realtà è un faretto LED di quelli da giardino che dovrebbe fare l'RGB, solo che lo devo impostare con il telefono ora. Sono arrivata tardi. Perché qualcuno mi deve scrivere su Discord che per favore mi modifichi la foto. Vero, Karim? No, sto scherzando, dai. No, pensavo di far prima e invece niente. Allora. Matti, che dici? Che dici? Senza Eli, t'ha già messo sotto Sara? Carogna. Bellina tutta colorata, sì, è figa, è figa. Ne ho presi due di parecchio, uno di qua, uno di là, così comunque creiamo l'atmosfera, quella figa. Ok, ora sì. Dopo lo streaming ci riprovo. Allora, palette, ancora c'è l'acqua, quindi va benissimo. Ok. Allora, iniziamo all'incarnato. Io farei una cosa fighissima, cioè proverei direttamente a farla con gli scale artist, invece di farla con il Bagman's Glow, eccetera. Quindi. Ah, davvero oggi, ragazzi, ho l'acqua perché sto male di stomaco. Ho mangiato la pizza oggi a pranzo con la birra e non è andata a buon fine. Quindi magari mi zitto zitto fare modifiche di me, certo. Poi io gliele pubblico sulla mia storia di Instagram, ma manco te ne accorgi. Perché eri in ritardo pure tu, pensavo ti sconfisciavi per il palo studio. No, no, sì, sei in ritardo per quello. Allora, vediamo se riesco a zoomare un altro po', non prometto nulla. Ok, dai. Ok. Proviamo così. Allora, facciamo subito, direi, base magenta. Vediamo se copre. No, dobbiamo mettere un po' di rosso. Mettiamo un po' di rosso. Sì, Elena non c'è già. E lei giù tutto il pomeriggio. Mamma mia. Te non gli dai una mano? No, tu studi con me. Dio, Dio. Ma come zitto zitto? Ti metto in privato perché almeno non la perde. Sai com'è? Un po' svampita la bimba, certo. Mi perdi di posto, secondo lui, no? Grande Sara! Ciao! Dipingiamo in compagnia oggi?
Ah, ho visto su Instagram oggi troppo carini. Hai visto quei puccetti che hai fatto di Midara? Tipo mini scarafaggi carini con le zampette. Ho trovato una versione troppo bella, troppo, troppo, troppo. Se la ritrovo, te la mando. Sì, mi sono sentita evocata. Sì, ti abbiamo chiamato in causa subito. Mi ha detto, Sara già sta dipingendo come una matta. Mamma mia, non vedo l'ora di Mary Blood Bowl. Tra l'altro, dentro la stessa commissione ho. Cioè, dentro lo stesso ordine, scusate, ho una commissione assurda da fare. Veramente enorme. Allora, ok, quella è verde. E poi uno dice, facciamo i fidanzati, no? No, no, Alessa te la dipinge. È giusto? Vai, Matti. Dacci dentro anche te con le miniature, per forza. Te tocca. Allora, sto un attimo cercando di capire. Ah, ok, gliel'hanno solo scavato. Ah, no, perché c'è il bracciale. Ok, perfetto. Non capivo. Tutti uguali, no? Devo approfittare finché non c'è lì. Vedi, vedi. Grande. Wow, mitico! Super Giaca! Grandissimo! Grande. Per stasera, se prima di iniziare la lezione mi dai 5 minuti che smado un attimo con il telefono e avrai un super sfondo RGB dietro di me con l'atmosfera tipo super cool e faremo lezione così. Oh, tranquilla, non va di fretta, perfetto. Perché voi, anche voi uomini siete tutti uguali. Eh beh, giusto, Raff, i punti di vista. Punti di vista. Vabbè, io avrei fatto entrambe le cose. Giustamente. Allora, incarnato, base rossa, poi magenta e poi andiamo di light skin. Magari come fossimo tutti uguali, vorrei dire che somiglierei a Karim. Ci perdi, non ti conviene. Dimensione di intenzione siete infatti con lo stampino, ma mica sono muscia. Ah, Dio. Raga, comunque sto fortemente pensando di fare una cosa fighissima. Però devo vedere quando, come, eccetera. Siccome ormai state tipo tutti su al nord, di trovare un posto. Che ne so, tipo Bologna a voi come vi risulta vicina, lontana? E facciamo tipo un mega workshop tutti insieme. Affitto il posto e facciamo sta mattata. Che ne so, la butto là. Cioè, ti lanci alla finestra? Tipo, che trovi sono quali, mica è colpa nostra. Ma perché ti lanci alla finestra? Io non mi lancio alla finestra. Famo il raduno a Steel Models. E non so dov'è. Grande! Il nostro qui! È il nostro sponsor ufficiale. Grandissimo. Comunque mi sa che a breve dovrò ordinare altri scale qui perché veramente. Mi stanno facendo impazzire, sono troppo belli, troppo, 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 troppo belli. Del tipo li voglio tutti.
Padova a Vicenza o Padova? Dai, Rodona a casa di Elwi. Stavolta qui ho detto proviamo a dipingere direttamente l'incarnato con i colori Scale Artist, presi ovviamente da Lilliput Miniatures. Quindi sto andando di rosso, poi vado magenta e light skin. Comunque light skin ho trovato, cioè, super versatile come colore. Assurdo. Così dipingiamo tutti storti. Oh, ma dipingere te storta. Ma sei gasato perché qui l'ha salutato. Senti, ma ti devo chiamare qui, Jackie, Jackie, mi perdo. Non so più come chiamarti. Ma non ho capito, il raduno di Isotta me la devo portare. Certo che la devi portare. Tanto lei ti sta sulla spalla, no? Che problema c'è? Se Elwi si occupa delle bibite, ah voglia, Elwi c'ha solo quello di compito. Io ormai dipingo quasi solo con Scale Artist. Guarda, fenomenale. Guarda, giusto perché li ho comprati, Chimera ormai. Jackie, ok. Perfetto. I Chimera giusto perché ormai li ho comprati e mi dispiace non utilizzarli. Li uso come sketch dell'underpainting che vanno a bomba. E poi sopra Scale Artist. Senza pietà. Allora. Sì, devo finire qui l'incarnato, sto aspettando che si asciugasse. Anche perché costano un frego. Infatti, più che altro per quello comunque ho pagato. Boh. No, beh, era in offerta, lo pagai tipo 55 euro, però è un peccato non utilizzarlo. Magari come base coat per su sfondo nero coprono. Un po' prima rispetto agli scale che sono un po' più delicati. Però a bomba comunque. Io faccio magari ordine di scale art. Sì, ma lo devi fare su Lilliput Miniature, perché sennò non va bene. Oh. Beh, scale artist misto con Chimera è veramente top. Infatti. Sì, anche i ragazzi di Craft World Studio mi hanno, durante un private coaching, mi hanno consigliato di far così. Infatti, l'ho provato su un pezzo e mi sono trovata benissimo. Mi dispiace prendere da qui, ma non ci sto a settembre. Niente qui, che tocca fare a questi ragazzi, mamma mia. Grande Fabio, ciao! Tanti auguri per l'altro giorno che era il tuo compleanno. Tantissimi auguri. Vediamo se funziona. Yeah. Abito solo e non so dove farmeli consegnare. Te li facciamo portare da Jackie in persona? No, è oggi. Ma che davvero? Ma io mi drogo? Allora, sai qual è il problema? Mi alzo troppo presto la mattina, tipo alle 4, che per me quando è più o meno mezzogiorno l'una è già il giorno dopo perché sono stata troppo sveglia. Quindi probabilmente ho visto il compleanno su Facebook e ti ho fatto gli auguri. Poi ora sono praticamente le 7 di sera, quindi per me è già tipo dopodomani, ok? E che ne mi sono perso. Perdonami, dico Asa, era ieri. Fa male alzarsi troppo presto. Oggi entra negli Anta il ragazzo, oggi entra negli Anta. Voice changer. Aggiunge una piccola quantità di chimera bianco, chimera nero negli altri colori. Aumenta molto la capacità di coprire. Potresti farlo. Ah, ok. Ottimo, grazie per il consiglio. Voice changer, faccio robot oppure faccio Odino o random. A te la scelta, Sara. Random, vediamo che esce fuori.
Davvero devo ripetere tutto? Che voce mi era venuta? Manco quando è normale, a essere sinceri. Che pazienza, Giaga, che pazienza. Allora, adesso ripassiamo il magenta. Per schiarire. Giaga, oh, ma non l'ho detto io. Sto sistemando a casa e non ho capito che era successo. Sentivo un topolino che squittiva e basta. Davvero mi è uscita una voce così? Figo. E niente, Fabio, ogni tanto mi mettono il voice changer e quindi mi cambia la voce. Devo ritrovare quella ad Elio perché è la più divertente, secondo me. Comunque dicevo, dopo su Discord vi devo dire una cosa a proposito del appoggiamelo. Non posso dirla su Twitch, sennò mi bannano. Grazie Raff, che fa caldo. Allora, intanto che si asciuga l'incarnato, io direi possiamo iniziare con i verdi. Verdi, verdi, verdi. Allora, andiamo direttamente di Emerald, sempre Scale. I capelli verdi sono solamente la parte davanti. Ah, Jackie, sicuramente l'hai provato. Com'è il giallo Napoli? È meglio dell'Intense Yellow? L'Intense Yellow, scusa. Che è sempre acqua. Ciao Musa, ciao a tutti. Ciao Mitico Darsh. Sì, cari, ma acqua, perché sto male con lo stomaco. Oggi ho detto a pranzo ho mangiato pizza e birra. Non lo so. Ho mal di stomaco. Probabilmente pizza, birra fredda e moto hanno fatto una combo micidiale sul mio stomaco, anzi non sono morta. Se vuoi fare metallo non metallo gold, il giallo Napoli è ottimo per la luce. Ok, ma sarebbe tipo un Ice Yellow della Valleco. Come viene? Più o meno? Ok, allora adesso per lumeggiare il verde ho aggiunto un po' di light emerald green e light skin tone. Che dici Darsh, grande? Che ci racconti? Un po' come Valleco Golden Yellow, ma leggermente più scuro. Ah, ok, ho capito com'è. Golden Yellow ce l'ho, ok. Sì, mi sa che lo metto nella lista. Sì.
Che dipingi di bello, Darce? Ah, comunque, raga, dopo il 5 luglio organizzo un paint along, ok? Così ci divertiamo un po' insieme. La nostra Elwi quanti cocktail si starà facendo? Elwi, dove sei, Elwi? Che vuoi, Karim? Che cosa vuoi? Il paint along? Dipingi insieme a Muscia durante la live? No, non ti piace come cosa. Ok. Allora, questo è fatto. Comunque è carina anche rossa così, sembra un po' più demoniaca. Però non si può essere, quindi continuiamo con il light skin tone. Sopra il magenta. Persephone. Bene, allora, qui le cosce gliele passo con un pennello più grande perché sennò mi si vedono le righine. Le orecchie sono rosa, sì? Ok. Come sa, si vede meglio questo visuale, vero? Che luce, Karima? Che mi hai dato il punto da spegnere la luce? No. Karim, si droga. Quando sono piccoli piccoli pezzi, conviene avere il pennello con tanto colore nel serbatoio, in modo tale che quando ci serve più colore e la punta non ce lo sta lasciando, di andare a schiacciare leggermente di più il pennello, in modo tale che poi rilasci il colore. È un trucchetto molto utile. Sembra più bassa, poi magari mi sbaglio. No, ho messo a 25. No, secondo me si droga, ragazzi, cari, ma aiutatelo. Cosa fai a luglio che non ho capito? Praticamente a luglio, sì, dopo luglio, cioè non dopo luglio, dopo il 5 luglio, vorrei organizzare un paint along, cioè quello che dipingiamo insieme. Voi mandate il whip nel mentre, ve lo correggo. Scegliamo un tema. Possiamo anche fare un incarnato. Possiamo dipingere con la stessa miniatura oppure, dati i tempi brevi, qualcosa. Cioè, scegliamo tipo un tema, che ne so, l'incarnato, e ognuno tira fuori una miniatura dove c'è un po' di incarnato e si dipinge insieme, no? E poi mi mandate nel frattempo, apro un tab temporaneo su Discord, mandate i whip e io ve li correggo in diretta. Metto l'iPad qui davanti. Raga, partire la pasta, buon proseguimento. Grande Jackie, grazie per essere passato. Alla prossima. Grande Guido, ciao!
Il Napoli asciutto a me sembra andare verso un incarnato. A proposito dei pennelli, Jackie, li prendi o hai provato i pennelli da Vinci Miniature? Se è già andato, già che puoi scrivergli su Discord. Così magari anche gli altri, se sono interessati, possono leggere. Mo, io ti avverto, faccio lezione in mutande, fa troppo caldo e io ti faccio compagnia già, non ti preoccupare. Fa veramente tanto caldo. Tanto l'importante è che si veda da qua in su, quindi non c'è problema. No, io vengo assolutamente in shorts stasera perché col cavolo che mi rimetto la tuta. Fa veramente caldo. Non ce l'ho qui il condizionatore, c'ho un super ventilatore qua bellino che sta facendo il suo lavoro come meglio può. Ma qui a studio non ho il condizionatore. A casa sì, c'è la Siberia a casa, ma qui no. Stai nel vitto. Abbiamo. Dai tanto, mica avrai il tavolo di vetro. No. Però. Fa caldo, raga. Allora, pennello più lungo. Metti il pulsante e spegni il ventilatore. Karim, ti ammazzo. Cioè, ti ammazzo. Non puoi farmi questo. Non puoi. Cioè, è fighissima come idea, ma non puoi. Cioè, io ti banno veramente. Sara, ti prego, digli qualcosa. Aiutami. Guardalo, Matteo, subito fomentato. Sara, aiuto. Pure Matteo è dalla parte di Karim. Prof, difendimi. Ragazzi, difendetemi. Amazzoni. Dove sono le mie amazzoni? Lasciatemela viva, please. Almeno, vero, fa. Devo finire la commissione. Mi smaglietta bagnata se spegni il ventilatore. Mi sa, praticamente. Praticamente sì. L'altro giorno ho tipo potato una siepe, non lo so io, ho sudato pure l'acqua del battesimo. Non avevo più liquidi in corpo. Ok, l'incarnato si sta schiarendo piano piano. Sara è fuori a curare i pomodori. No! Mannaggia. A proposito, come stanno venendo, ragazzi? Li sta potando bene, soprattutto Matti. Io gli ho fatto tipo una super mega lezione concentrata su come potare i pomodori. Karim, wow de che? Questa è mia? Cosa, l'acqua del battesimo? Allora, cos'è sto bullismo verso Mush? Allontano un momento e poi maschietti scatenate. Tornate tutti al vostro posto. Grande. Grande, Raff, grazie. La siepe mi tocca questo fine settimana. Ah. Ah beh sì, perché c'è la vacanza, San Pietro e Paolo. Quei due consigli sono risuscitati. Dai, sono contenta! Grandi. Meno male, meno male.
me piace un sacco curarmi i pomodori quando stiamo lì al maneggio. Solo che sono allergica e quindi devo mettermi i guanti. Una volta li ho raccolti al volo per un cliente e nel frattempo che c'era ho visto che c'era un po' da podare, l'ho podati così senza guanti nulla, le mani rosse, rosse, che te lo dico a fare? Sì, ladrona. E tu non ti allontanare. Allora, intanto schiarisco un altro po' l'incarnato. Ok, poi lo continuiamo a schiarire dopo. Facciamo un attimo che si assorba bene il colore e poi ci ripassiamo. Intanto andiamo avanti, quindi ammazza, poi lascio l'odore sulle mani che a me piace un sacco. Eh sì, ma non è proprio il pomodoro di per sé, è lo stelo, la parte verde. Mi ammazza proprio. È piccolina. Allora, che poi scommetto che a fare i bulletti da remoto, semmai. Che fate i bulletti da remoto? Ma ci dovessimo trovare tutti con muscia, tutti carini. Sì, sicuro, Raff, sicuro. Karim è il primo, Karim è il primo. Inizia a fare il cucciolotto. Piccolina, bene comunque. Adesso è tosta la pitturale. Adesso è tosta la pitturale. Sì, è micro. È vero, Giaga? Quanto mi conoscete? Vedi? Hai azzeccato tutto. Sì, ma lasciali fare i leoni. Poi davvero organizziamo, ragazzi. Ah, oh, visto periferica, mannaggia la miseria. È microscopica. Già, sì, Giaga, Karim, non posso. Porco cane, sì, leoni da tastiera. Dai, Karim, ti prego. Cambiamelo. È micro, vabbè, mi invento qualcosa. Faccio i capelli. Mi dai la colpa di cose che non faccio. Vabbè, ho sbagliato, è capitato Giaga. Non puoi, non esiste. Mamma mia. Facciamo azzardo, faccio il gonnellino. Cambiano appunti. No, no, dai, me lo faccio. Con me avresti brivavete. Vita breve. Allora. Fabio, se sbaglio piedala con Karim. Io nel reale sono esattamente così. Che mito che sei, Giaga. Qualcuno spegne le luci? Tanto oggi c'ho i faretti dietro. Dai, pensavo peggio. C'è solo 1100. Io pure, anzi peggio, non faccio passare meno. Della reale è meglio che non mi conoscete, so peggio. Che figata, no, no, no. No, no, ragazzi, mi dispiace, non avete scampo. Ci dobbiamo beccare tutti.
Mamma mia, che caldo. Allora, proviamo a fare un violetto per le ombre. Prendiamo tipo effetto glaze, quindi consistenza quasi wash. Andiamo a scurire qua perché avranno meno luce rispetto a queste pieghe su in alto. Aggiungiamo una puntina di light Tinton. Sì, però è durata poco la vista periferica, non si fa così. Ora faccio pure i capelli, ok? Allora, i capelli viola. I capelli viola, andiamo tranquilli con magenta e blu. Allora, sono questi i capelli, sì. Già è piccola la miniatura, no? Poi certo, facciamoci pure la vista periferica, che c'è frega. Chiari mood. Troppo figo. Uscetto di saluto per preparare la cena. Buona pittura e buon fine settimana a tutti. Ciao Darce, grazie per essere passato. Buona cena e buon fine settimana e buona siepe. Scherzo, che poi sbagli è colpa mia. Mamma mia, quanto vi divertirete quando dovrò fare i miei Blood Bowl. Il fiocchetto è argentato, ok. Ma Karen Wood non si è visto, davvero? Ah, lo sai perché? Mea culpa. Mea culpa. Però ve lo metto. Meglio, è osceno, che cattivo. Niente, devo riavviare OBS. Mannaggia. Perché mi sono dimenticata di aprire il programma.
che ha quei meme salvati. Niente, niente meme, sto live. Mannaggia. Convintissima di averla aperta, invece nulla. Reso punti, dai, chi l'ha usato? Bevi? Matti, vai, scegli qualcosa. Con interessi farei tutti. Beh, se consideri che costa 300, io gli ho detto quello che vuoi. Tanto io già lo so cosa dirà. Sara, che sei il mio avvocato. Subito, è partita, subito. Senza pietà. Spegni le luci, infatti lo sapevo. Yeah! Tu non puoi capire, Matti, lo spegni le luci di ieri. Cioè, è una cosa veramente assurda. Ragazzi, raccontateglielo. Se avete coraggio, raccontateglielo spegni le luci di ieri sera. Mamma mia, niente, nulla si vedeva, nulla. Hai presente il buio pesto? Cioè, che poi a un certo punto ho detto, no, raga, devo riaccendere la luce perché non so nemmeno che colori stavo usando, mi sono persa. Ho detto, vi prego, fatemi riaccendere le luci, non so veramente come continuare. Che stavo facendo il mantello, no? Solo che mi ero persa con le tonalità. Non sapevo più dove mettere le mani. Delirio. I miei poveri occhi. A quando la prossima notturna? E prossima settimana, sì. Prossima settimana riesco a fare due streaming, sicuramente martedì e giovedì. E mi organizzo, volendo potrei farle entrambe notturne. Neppure io, siete due maledetti, io due. Allora, le calze sono emerald green. Secondo raga mi è finita l'acqua. Devo farmi un cavolo di beccuccio. È rifinita la musica. Ora la riaggiorniamo.
Ok. Vai che faccio uno speed painting di 40 minuti. Hai la paletta asciutta? Sì, mi sono asciugata nel frattempo. Mi è evaporata l'acqua. Era a metà quando ho iniziato. Ho detto, vabbè, sicuramente mi dura. Invece. Però i colori sopra sono comunque umidi, eh. Sì, ma riaccendi che mi sento in colpa. Acceso, acceso. Secondo me, quando esco da Twitch, Muscia mi toglie i punti perché ha paura. Sì, ti blocco i punti. L'unico user che non potrà usare i punti è Karim. No, scherzo, ti pare? Come faccio a levarti i punti, dai? Sarei troppo crudele. Allora, dicevamo, stiamo con l'Emerald. Calze. Le scarpe sono... Ah, è tutto uno stivaletto, tutto un blocco, ok. Credo. Sì. Giaca, domanda, ma se dovessimo iniziare tipo alle 10 mi ammazzi? Io l'avevo dato per scontato, mu. Ok, perfetto. No, così se mi capita di allungare un attimo un quarto d'ora qui per la live. Sto in tempo. Allora, iniziamo a fare riflessi viola sui capelli. Allora, però ha una cosa figa la... Sì, la reference. Ha anche un po' di OSL arancione sotto, quindi poi glielo facciamo. Intanto andiamo di magenta. Qui sono scolpite abbastanza bene, quindi seguiamo tranquillamente le ciocche.
Ah, la coda poi invece è argentata. Sì, col ciuffetto verde. Questo pezzo è veramente strano. Karim, stai dipingendo il Minotauro? Ti mangia, ciao a tutti, buona cena Matti e Sara. Comunque a parte adesso, no, sto mangiando. Mi fai venire fame. Che volevo dire? Non mi ricordo. Ti dicevo, è una bugia o era una cazzata? Sicuramente. Ok, allora intanto che quello si schiarisce, andiamo a lumeggiare le calze. E io faccio a non dare capocciate alla webcam. Emerald green. Il ciuffettino. Ok, perfetto. Ah, ok, tutto nella padella. Comunque, ragazzi, andate presto, ma. Non ti farei invidia. Semplice. Semplice caprese. Pomodoro e mozzarella. Buona, la mia preferita. Qui ci aggiungo anche il prosciutto. E comunque sarà anche la nostra cena di stasera. Sì, abbiamo detto facciamo qualcosa di leggero e veloce. Allora, che possiamo fare? Sì, le luci delle calze abbiamo detto. Ah, ecco che volevo dire, delle nostre dolci metà, solo Sara e Matteo sono la coppia che dipinge. Le vostre dolci metà non hanno mai provato? Il mio è un mito a fare le basette. Si diverte troppo con le texture. Mia madre ho provato a corromperla, ma non ho fallito miseramente. Peccato perché avrei svoltato. Soprattutto per le commissioni, avrebbe dato una grandissima mano. Ma ahimè, non è cascata nel tranello.
Allora, provo a fare un freehand sul corsetto perché vedo che c'è un disegno. Ci provo, è un rombo. Più o meno, dai. Pensavo peggio. Andiamo a correggere dentro. Dovrebbe essere tipo un rombo. Corretto. Dobbiamo fare la stanghetta dritta. Oh, perfetto, adesso mi piace. Bene, bene. Ora abbiamo marrone e arancio per fare dietro il cuoio della spada. Ok, e allora, quella è argentato, l'elsa è argentata. Sembra più piccola della mia maghetta. È molto piccola. Come fai senza occhiali? Abitudine. Anche perché considera che infatti in questi giorni ho gli occhi stanchissimi e mi devo mettere gli occhiali proprio da vista. Però oggi l'ho dimenticato che sono venuta in moto. Mi stanco un botto quando non quando dipingo senza occhiali. Dipingo spesso poi. Ma non hai anche le lenti? Se chi è buono a mettere le lenti, Karim? Ci ho provato una volta in vita mia. E quelle colorate, ovviamente. Volevo gli occhi verdi. Fighissimo, ero diventata David Bowie, non riuscivo né a togliere quella che mi ero messa né a mettermi quell'altra. Delirio, cioè i miei occhi hanno proprio il rifiuto per le lenti. Non c'è verso. Non ho ancora trovato qualcuno che riesce a mettermeli. Ah, ma che dio. È che stavo pensando alle lenti degli occhiali. Sì, ce l'ho. Con gli occhialoni. La vecchiaia, scusa, perdo colpi. Da quando ho fatti i 28, mamma mia. Mi perdo. Se, cosa non io volevo essere. Beh, tu c'hai roba più buona.
Mamma mia, raga. Domenica matrimonio. Che caldo che farà. Comunque, raga, ci stavo pensando adesso. Dico, no, vabbè, che fighissimo. Che figo, dico. Fotografo del matrimonio mio. No, il mio no. Fotografo del matrimonio mio è lui. Cioè, spettacolo. È lui, ma le foto? Sta praticamente attaccata al bar. Se non lo scrivo perché non si può, ma leggi il labiale, mi immagino. No, è lui come fotografo al matrimonio, deve essere qualcosa di epico, ragazzi. Ci penso, sì. Assolutamente. Si mette lì col barman. No, no, ti insegno io come si fanno. Sì. Start te le fa sicuro. Chissà che album. Spettacolo. Troppo figo. E appunto per il prossimo momento. Oppure foto di un album di cocktail. I migliori cocktail di sempre. Made by Elwi. Fighissimo. Sì. Forse le prime foto perché è ancora in chiesa. Ma ci avrà qualcosa di portatile sicuro, dai, no? Se è così pro, dovrebbe essere fornita in qualsiasi occasione. Allora, le corna sono nere. Lumeggiamo giusto un po'. Comunque, raga, gli scale per il wet blending sono uno spettacolo. Sono veramente uno spettacolo. Ok, riandiamo con i capelli. A schiarire un po' di più il magenta. Ho aggiunto una punta di light skin tone per schiarirlo. Pensa alla coppia di fotografi del tuo matrimonio, Winner e Wing, la seconda piazzata. La seconda piazzata al barman e il primo che ti ha lezioni. A tutti gli invitati.
Vabbè, ma Guido non è saputello, è preciso. Dai, che tiro, bella battuta. Andiamo a schiarire ancora un po'. Che sì, comunque accoppiata vincente sicuro. Ok, le abbiamo passate tutte e adesso sopra di magenta in modo tale che prenda un po' più di colore, quindi tipo glaze per saturare il chiaro che abbiamo messo sotto. Però mica male come idea, sai, tutti al matrimonio di Muscio, già che fa il prete, io chierichetto, tu Raffa che fai porti le fedi? Ammazza! Tu chi... già che prete sì, ce lo vedo successivamente, tu chierichetto, porco cane? Gli fai da ombra, Giaca? Ma io non lo vabbè, dai, pure là a casa sposata in chiesa ed era atea. Vabbè, la security all'ingresso, ecco. Già la security all'ingresso è un compito un po' più consono. Io non posso entrare in chiesa, io asciugherebbe l'acqua santa. Mamma mia, ragazzi. Siete tutti da esorcizzare, insomma. Io nell'acqua santa non ci faccio il video. Madonna, questo che l'ha detto?
Che caldo. Si muore. Nessuna anima pia che mi faccia bere, capito? Tutti quegli scherzi, le cose, non è che dicono la muscetta c'ha sete. Si deve sgranchire. No. Senza pietà tutti quanti, grazie, Rof. Oh. Chi è che lagna? Te non gli dici mai i tuoi punti, chissà quanti ce n'hai. E spegni sto ventilatore che è peggio. L'acqua fa ruggine, è vero. Allaga i punti. Troppe cose fa l'acqua. No, ti giuro, dal caldo che fa, direi che quasi quasi per cena mi faccio un ghiacciolo. Quindi ho schiarito sotto e sopra sempre di glaze per colorare di più il magenta. Ok. Gusto Caprese. Ho 2000 punti. Li tengo per lo shoutout di Instagram. Ma dai. Allora, abbiamo 10 minuti, facciamo la coda. Yes. Facciamo la coda, la coda, la coda, la coda. Mi serve il ragar. Agitiamo che abbiamo il ragar nuovo. Io sto assolutamente un budino bello fresco, mamma mia. Che spettacolo. Io pure. La mia panza. Grande gioco. Golosoni. Sì, gioca soprattutto, Karim. Ah, Giacà, mi odi se ti chiedo di dipingere con le cuffie. Ma almeno ti sento un pochino meglio. Che c'ho l'iPad che sta facendo un po' di capricci. Con l'audio, anche ieri quando ho fatto lezione ho dovuto mettere le cuffie, ragazzi. Non ci dovrebbero essere problemi. Perfetto, grazie mille. Allora, andiamo a schiarire la coda. Abbiamo detto che era verde, quindi ripassiamo un attimo. Un po' di emerald. E poi vai, emerald e skin tone. Thank you.
tanto che si asciuga, sistemiamo qualche pezzo di qua. Ok, adesso facciamo gli occhi. La faccia di Karim, che non ci crede che riesco a fare gli occhi. Devi prendere il bianco. Allora, sta tizia c'ha gli occhi verdi. Vediamo un po'. Che combino. Yeah. Ora correggo. Il poco che ho imparato a fare gli occhi li ho imparati da te, impossibile. Che non ci credo, sei il top, lo so, ti viene detto dire. Un po', dai. Un po'. No, dai, sono abbastanza modesta, su. Sei fantastico. Grazie. Piano e mi emoziono. E poi sbaglio. Allora, sto occhietto. Mannaggia di sto pennello. Faccio prima a fargli tutta la toppa bianca e poi a correggerlo. Ok. E ora correggiamo. Mi conviene, faccio prima. Ok. Soffro io per te, guarda. Più piccoli quasi di quelli di Warhammer. Che cavolo. No, strabica. Allora, devo schiarire un pochino. Ok.
Adesso facciamo un po' di luce. Con un verde acqua più chiaro. Ok, dai. Ho fatto pure il riflesso. Ci ho provato. Perfetto. Allora risistemiamo la codina. Qui mi è andato via il colore. Ok, luce sui guantini che sono neri. Sì. Quindi giusto qua su in alto, sulle nocche. Ah, c'ha pure i bracciali, è vero, i bracciali d'oro. Bracciale d'oro. È micro mignon. Ok. È stupenda. Wow, sono contenta che ti piace, Fabio. Contentissima. Una sistemata alle scarpe, che dovrebbe avere la linguetta grigiolina. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Eccola, ragazzi. Opla. Piace? Dai, sono contenta, sono contenta. E niente, dai, ci vediamo martedì. A parte ci sentiamo su Discord, ma ci vediamo martedì. Faccio il serale sicuro e penso anche giovedì. Va bene, ragazzi? E sicuramente posso fare un Midara e mi organizzo con qualche altro pezzo, semmai particolare. Ok? Grazie per la compagnia. Gnocca, ovvio. Ciao, ragazzi.